2 su 2 per la Torese, che spugna il Renato Ruggeri battendo il Ponte Romano 2-0. Il successo della squadra di Cristofori porta la firma del duo offensivo Festa Santi Rocco. Il primo sblocca la situazione nella prima frazione di gioco, mentre il secondo, nella ripresa, chiude i conti. Seconda vittoria per la Torese, che balza in testa alla classifica, mentre la squadra di Piccioni, nonostante l'intensa prova offerta per almeno un'ora, raccoglie il secondo KO di fila dopo quello contro la Virtus Cupello. Buona partenza della Torrese, che dopo 9 minuti sfiora il vantaggio con Santi Rocco. Dall'interno dell'area si gira e calcia con il destro, ma la sfera si perde al lato di pochissimo. Sono solo le prove generali del vantaggio, che arriva al quarto d'ora, con Festa che dalla sinistra converge verso il centro e calcia, trovando il primo palo, per il vantaggio della Torrese. Immediata la reazione del Ponte Romano, che al 23° si fa vedere con Angelozzi, servito in verticale da Polisena, calcia con il destro, mandando all'alto di poco. Al 38° chance per la squadra di Cristofori, con Di Federico, che da ottima posizione, calcia al lato con il destro. Ma la più grande chance per la squadra di Piccioni arriva al 41°, con Polisena che si presenta tutto solo davanti a Camaioni, ma spara clamorosamente fuori con il destro. Nell'intervallo cambio nel Ponte Romano, con Suma al posto di Cimini. La prima chance del secondo tempo è sempre per gli ospiti, con Di Federico che sul risultato di un calcio d'angolo trova un gran terzo tempo, ma Farnese si oppone con un guizzo. Sul capovolgimento di fronte, Ponte Romano ad un passo dal pareggio, proprio con il neoentrato Suma, che entra in area e calcia con il destro colpendo il palo. Dal possibile 1-1 al raddoppio della squadra di Cristofori, con Santi Rocco che sfrutta un errore di Di Pietro Antonio, entra in area e con il piatto destro batte Farnese 0-2. E il gol che chiude la partita. I padroni di casa restano in 10 per il rosso ad Angelozzi e la sfida scivola via senza problemi per gli ospiti. Secondo successo consecutivo per la Torrese, che resta a punteggio pieno, mentre per il Ponte Romano arriva la seconda sconfitta di fila.